Via le mascherine a scuola, liberiamo gli studenti. Il popolo della famiglia sta con Gianluigi Paragone, si mobilita con proteste di fronte agli uffici scolastici di 4 province marchigiane. Oggi il primo sit-in ad Ancona. Ospedale a Muraglia, carenza di personale, mobilità passiva. Il governatore Acquaroli al Consiglio Comunale di Pesaro sulla sanità. E il sindaco Ricci non risparmia le critiche, diamo alla nostra città l'eccellenza che merita. Variante di Gimarra, a dire la sua è anche l'architetto Giorgio Roberti, che contesta la mancanza di un'idea complessiva della città a discapito dell'ambiente e del futuro di Fano. Quindi ecco, immaginiamo il disastro che provoca rispetto all'ambiente attuale della città. Feste, concerti e laboratori a Fano, al mese di maggio è tutto da giocare, al via la serie di iniziative in diversi quartieri e luoghi della città. Concerti, filosofia e creatività. A Urbino va in scena la prima edizione di Alexeia, il festival ideale con più di 80 artisti provenienti da tutta Italia. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Dopo la manifestazione che si è tenuta ieri al Ministero della Pubblica Istruzione, il popolo della famiglia si mobilita anche nelle Marche per dire basta alle mascherine in classe. Noi siamo in collegamento con Gabriele Cinti, che è il vice coordinatore regionale di questo movimento politico di ispirazione cristiana. Oggi dicevamo, Gabriele, buonasera intanto, dicevamo che c'è stato il primo sit-in ad Ancona di fronte all'ufficio scolastico provinciale. Che cosa contestate e quali sono le vostre richieste? Allora, buonasera a tutti. Mentre in tutta Europa vengono tolte le mascherine, stranamente in Italia queste vengono imposte agli studenti delle nostre scuole. È un po' strano, poiché stiamo andando verso la stagione calda e non capiamo perché questi poveri ragazzi siano costretti anche in classe a portare le mascherine. Non è che siano delle persone fragili, capirei, ma non lo sono proprio. Noi contestiamo l'uso e ne chiediamo immediatamente l'abrogazione di questa strana norma, che è una delle tante norme strane di questo periodo della gestione della pandemia in Italia. A proposito di norme strane, è vero che nelle scuole marchigiane il personale scolastico non vaccinato passa dalle 18 ore settimanali alle 36 del personale ATA? Sì, è vero, c'è stata un'interpretazione della legge con una circolare da parte dell'ufficio scolastico regionale. Tra l'altro queste persone non insegnerebbero più e quindi è un ulteriore esborso per le casse dello Stato, perché comunque dovrebbero essere sostituite. Noi stiamo valutando l'opportunità di fare ricorso verso questa circolare. Tra poco torno da lei, adesso vorrei far sentire ai nostri telespettatori un estratto di una dichiarazione rilasciata proprio oggi pomeriggio da un papà. Il paradosso che possiamo andare a cena in 50 amici tutta la sera, 2 ore, 3 ore, 4 ore a cena, tranquillamente senza mascherine, e i nostri figli devono portare a scuola per 5 ore le mascherine. Basta, è una vergogna. I nostri figli non corrono alcun rischio, statisticamente parlando, dalla malattia Covid, e sono quelli che hanno sofferto più di tutti i 2 anni di restrizioni. Hanno dovuto subire la fine della loro socialità, la fine delle loro amicizie, addirittura sono stati privati dello sport, sono stati privati della danza, chi fa danza, calcetto, chi fa il calcetto, che lo sport per i nostri ragazzi è la loro vita, è stare con gli amici. Questo hanno dovuto subire i nostri ragazzi, e adesso questa ultima umiliazione, perché la mascherina ai nostri figli oggi non è altro che una umiliazione ai nostri figli. Noi la intendiamo così. Questo governo è vergognoso. Solo in Italia avviene una cosa del genere. Sapete perché? Perché in Italia abbiamo il governo peggiore del mondo. Questa è la verità. Non c'è un altro governo, non c'è un altro presidente del Consiglio peggiore di quello che abbiamo in Italia. E abbiamo visto, Gabriele, che avete proprio gettato simbolicamente le mascherine dentro il bidone della spazzatura. Quando e dove si terranno i prossimi appuntamenti? Allora, sabato 7 alla mattina a Macerata ad Ascoli Piceno alle 11 e sabato pomeriggio alle 16 a Pesaro.
Grazie per questo collegamento, ringrazio ancora Gabriele Cinti, vice coordinatore regionale del Popolo della Famiglia, buona serata. Noi andiamo avanti con il telegiornale invece, passiamo al Consiglio Comunale dedicato alla sanità che si è svolto ieri a Pesaro alla presenza del governatore Francesco Acquaroli, al centro del dibattito il nuovo ospedale di Muraglia, la mobilità passiva ma anche la carenza di personale. Un cronoprogramma per realizzare il nuovo ospedale di Muraglia e il potenziamento della sanità nel nord delle Marche. Sono queste alcune delle richieste fatte dal sindaco Matteo Ricci al presidente della regione Francesco Acquaroli, intervenuto ieri durante il consiglio comunale monotematico. L'obiettivo, ha affermato Ricci, deve essere quello di far diventare ottima la sanità pesarese e per farlo servono cambiamenti organizzativi, strutturali e di visione generale. Per il primo cittadino, l'azienda ospedaliera Marche Nord è un elemento fondamentale e il nuovo nosocomio, ha ribadito, non è il risultato che volevamo, ma come amministratori abbiamo il compito di trovare gli accordi migliori alle condizioni politiche date. Ora dobbiamo pensare al contenuto per costruire l'eccellenza che il nostro territorio merita. Temo che noi facciamo due ospedali deboli. È un timore che mi rimane. E quindi su questo dovremmo ovviamente lavorare. Cioè non ho capito cosa si dovrebbe fare a Pesaro, cosa si dovrebbe fare a Fano, cosa si dovrebbe fare a Urbino, cosa si dovrebbe fare a Pergola, e se gli ospedali che sono stati chiusi o che dovevano essere trasformati li riaprite in che modo per fare che cosa. Io questo disegno generale, lo dico senza polemica, ancora non lo chiaro. Immagino che sarà l'oggetto del piano, sanitario che farete, quindi anche su questo dovremo confrontarci. Che abbiamo l'onore di governare, dobbiamo continuare a confrontarci per cercare di migliorare una situazione che oggi non ci soddisfa. Non è un voto negativo, ma non è neanche il voto che vorremmo dare alla nostra sanità. Tra gli argomenti affrontati anche il taglio di servizi di base, come quello della guardia medica perché si rischia di intasare il pronto soccorso, e i temi della mobilità passiva e della mancanza di personale. A riportare alcune cifre è stata Laura Biagiotti. Nell'ultimo anno sono stati 7.300 gli utenti di Pesaro e Fano che si sono spostati per curarsi. La mobilità passiva, ha detto la consigliera, va combattuta garantendo servizi territoriali efficienti ed efficaci. E quello che abbiamo chiesto a grande voce è quello di considerare la provincia di Pesaro come parte integrante della regione Marche e quindi non vederla come un qualcosa di politico distante, ma gestirla a pieno titolo. Chiediamo quindi che ci siano risposte, ma soprattutto assunzioni. Mancano gli infermieri e le strutture, pur dicendo che sono a posto, non è così, perché adesso andremo alle chiusure dei reparti, agli accorpamenti dei reparti, alla riduzione degli interventi, proprio perché manca il personale integrativo infermieristico. Senza personale, ha ribadito anche Ricci, l'ospedale non regge più. Invito Saltamartini a dare risposte chiare su questo tema. Basta dare la colpa alle amministrazioni precedenti, per la nuova giunta il rodaggio è finito. Intanto la prima risposta è arrivata direttamente dal governatore. Assolutamente no, non si investono 150 milioni per dare un servizio di secondo livello. Noi, che poi in questo caso il secondo livello sarebbe il livello più elevato, noi investiamo 150 milioni, che è la cifra più importante, la somma più importante che la Regione Marche abbia mai destinato ad un'opera pubblica, per garantire una grande struttura su cui basare la sanità del futuro della città di Pesaro, ma anche della provincia di Pesaro Urbino. In questi due anni, aggiunto il presidente, il personale è aumentato. Il problema è che è aumentato meno rispetto alla crescita della domanda dei servizi. Acquaroli poi è intervenuto sulla mobilità passiva. È un problema di tutte le Marche, qui è un problema accentuato. Stiamo cercando di capire dove la mobilità passiva nasce, se nasce nella ricerca delle eccellenze o se nasce nella ricerca di quei servizi, di quelle risposte di immediatezza, di territorio, e questa risposta è importante per noi, perché un conto è cercare di risolvere il problema in una fattispecie, cioè quella del fornire servizi di eccellenza, interventi di altissimo prestigio e pregio, oppure se cercare invece anche di dare quelle risposte alla quotidianità. Io temo che il problema sia proprio in questa seconda parte, cioè dove il territorio che è venuto a mancare in questi anni, la scarsità e la carenza delle risposte che il territorio riesce a dare, portino i nostri cittadini, concittadini, a rivolgersi in strutture fuori dalla nostra regione.
Da Pesaro a Fano per parlare della variante di Gimarra. Oggi a dire la sua è stato l'architetto Giorgio Roberti, che ha contestato l'assenza di una visione complessiva e chiara della città, illustrandoci il punto in cui passerebbe questa nuova strada nel quartiere della Trave. Quando c'è un'idea chiara si ottiene un ragionamento complessivo sulla città, altrimenti vengono fuori idee non accettabili e che creano solo confusione. Sono le parole dell'architetto Giorgio Roberti, facente parte dell'Associazione Italia Nostra, che insieme ad altri ambientalisti cerca di avere contatti con l'amministrazione comunale e di dare un proprio contributo. Roberti oggi è intervenuto sulla variante di Gimarra, fortemente contestata anche da alcuni colleghi, da politici e soprattutto da tanti residenti. L'architetto ha ripercorso i progetti che si sono succeduti dal piano Piccinato, che sta sui tavoli tecnici della città dal 1963, a quelli più recenti, come il piano Guzzi. Qui siamo nella situazione invece di un piano che ancora non è stato elaborato, che ancora non c'è, che si attarda sui tavoli, che sicuramente avrà difficoltà notevoli ad essere portato in fondo, e si va avanti con temi alla spicciolata. Quindi questo è uno dei temi spiccioli su cui si sta ragionando. Perché? Perché ci sono 20 milioni di euro, bisogna spenderli. Come si spendono? Un'idea facile, burocratica, li spendiamo su una traccia di piano regolatore che c'è, che non dobbiamo fare la variante. Ecco questo. Allora guardiamo qui cosa succede con questa idea, che è ancora, diciamo, più tragica di quella che c'era nel piano precedente. Infatti, ha proseguito Roberti, dall'ultima rotatoria di via Aldo Moro si proseguirebbe diritti fino a questo tratto di via della Trave con la realizzazione di un'altra rotatoria, una scelta che porterebbe il traffico in questa parte della città, ha detto, forse addirittura maggiore rispetto a quello presente oggi lungo le opere compensative che collegano la Flaminia al Belgatto. Si prosegue qui, questo l'abbiamo già detto, che è rimasto uno dei tratti fortunosamente diciamo ancora intatti, no, del territorio della Valle dell'Azilla, quindi ecco, immaginiamo il disastro che provoca rispetto all'ambiente attuale della città e rispetto al futuro di una città che anche la Giunta aveva detto green, aveva detto trafficata, aveva detto, poi nel concreto arrivano i soldi, si butta per aria l'asilo, arrivano i soldi, si butta per aria questo, arrivano i soldi, si butta per aria l'idea di un porto, no, eccetera. Quindi è questo modo di muoversi. Arrivavano i soldi e si faceva anche l'ospedale privato, quindi morale. Quindi pensiamo al futuro della città e ad un presente che per il futuro può essere una carta vincente rispetto a quello che succede sugli altri territori della costa adriatica. Questo detto qui, in mezzo a questa che sembra un'area indifferente, no, però pensare che da là all'aggiù si passi attraversando via della Trave in superficie, quindi non più sotto come era previsto a suo tempo, quindi già sotto era qualcosa, passi in superficie, immaginiamo lì quel rondò che cosa diventerà. Ecco. A causa delle condizioni meteorologiche avverse è stata annullata la fiaccolata notturna per la pace prevista per questa sera in occasione della festa della Madonna della Colonna a Fano. La parrocchia Santa Maria Goretti fa sapere che alle ore 21 si terrà invece la recita del Santo Rosario con riflessioni e canti sempre nel santuario di Tre Ponti. Le Marche tagliano il traguardo delle 100 donazioni di midollo osseo. Di queste il 30% sono avvenute negli ultimi 5 anni nonostante la pandemia. La donazione di midollo osseo è il più grande database mondiale. Ci sono iscritti 39 milioni di persone. In Italia ce ne sono 471.000, nelle Marche oltre 9.000. È la faccia buona della mondializzazione. Ecco, non ci si può neanche fermare qui, bisogna andare avanti, quindi questo significa comunicazione, comunicare bene, dire a tutti che non ci sono rischi, è un atto semplice oltre che un atto appunto molto efficace e possiamo arrivare a crescere ancora, perché si curano delle malattie che fino a ieri non era possibile curare. Noi sabato al Salesi, presso la neuropsichiatria infantile, faremo la prima somministrazione di una terapia genica su un neonato, che non è solo un farmaco, è un qualcosa che inverte le regole all'interno appunto del genoma umano.
per una patologia molto grave che è la SMA, che significa l'atrofia muscolare spinale, che presa da bimbo, speriamo che possa avere il risultato di debellare la malattia appunto sul nascere. È un traguardo straordinario perché la nostra regione è autosufficiente in base alle patologie che si registrano, che sono patologie in cui le persone che dimostrano appunto di poter sopravvivere grazie appunto a queste donazioni. Vorrei ringraziare e fare una preghiera a tutti i cittadini di sostenere Avis e Addomo, tutte queste associazioni che hanno un ruolo fondamentale nella nostra società, perché riescono ad avvicinare le persone con un approccio culturale anche a queste donazioni. Sono tantissime le persone che hanno uno stereotipo negativo, per esempio sulla donazione del midollo osseo, invece è un'operazione che non apporta dei rischi all'incolumità o alla vita delle persone, e tramite Avis e tramite Addomo credo che possiamo svolgere un ruolo importante e attivo, perché è evidente che qui c'è un dovere di carità e di solidarietà nei riguardi di chi è più sfortunato di noi. Domenica 8 maggio dalle ore 9.30 torna in presenza l'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Durante l'incontro, che si terrà al Teatro della Fortuna, verrà approvato il bilancio d'esercizio 2021 e verranno rinnovate le cariche sociali. I componenti del CDA passano da 11 a 9. L'appuntamento sarà anche l'occasione per condividere percorsi e progetti, decidere le strategie per il futuro e confrontarsi su quanto fatto finora. Il bilancio chiuso al 31 dicembre, ha ricordato il presidente Romualdo Rondina, ha messo in evidenza una banca solida e ben strutturata. L'utile d'esercizio è pari a 2,1 milioni, i fondi propri sono superiori a 105 milioni, mentre l'indicatore della solidità della banca è al 25,3%, 7 punti in più rispetto a 3 anni fa. L'assemblea sarà preceduta da una santa messa in Duomo alle ore 8.30 in memoria dei soci defunti. Ed ora la pagina degli eventi. Per il mese di maggio il Comune di Fano ha organizzato 6 appuntamenti dedicati ai bambini in diversi quartieri della città. La serie di iniziative prevede feste, concerti e laboratori. Ma ce ne parla Filippo Pucci. Maggio, un mese tutto da giocare, è il nome dell'iniziativa organizzata dal Comune insieme all'organizzazione della Fano Città dei Bambini e delle Bambine. Il progetto vede una serie di appuntamenti organizzati in alcuni dei tanti quartieri della città, come Poderino, Centinarola, Bellocchi e Sant'Orso. Ci siamo interrogati come rimettere un po' in movimento e in moto tutto quello che era la città da giocare, diffusa anche per i quartieri, con il coinvolgimento delle associazioni, delle realtà territoriali, ma anche di tutte quelle società sportive, piuttosto che realtà anche nuove che in questo momento stiamo accogliendo nella nostra comunità, che sono anche la realtà ucraina. Il primo appuntamento è previsto questa domenica, 8 maggio, nel quartiere Poderino. L'associazione, assieme alle società sportive, ha organizzato un pomeriggio da giocare dove la comunità ucraina accoglierà tutti noi con un laboratorio proprio dove realizzeranno delle coroncine per le donne, che ha un loro significato nella loro cultura. Ci saranno anche il club degli orsetti, quindi clown, con la clown terapia. Domenica 15 ci troveremo invece sul quartiere di Centinarola, dove appunto ad attenderci ci sarà l'associazione di quartiere che ci farà fare una bellissima passeggiata per il quartiere, per poi accoglierci presso il parco di via Monfalcone con un laboratorio che è creato per sensibilizzare sul tema del riciclo, quindi sul tema ambientale, ma anche poi con uno spazio dove un'associazione cinofila farà proprio un momento di dimostrazione con i propri cani. Ci sarà anche un momento dove appunto si farà merenda insieme. Sono luoghi dove si ricrea un po' tutto il benessere del quartiere. Le iniziative proseguono poi venerdì 27 maggio a Bellocchi dalle ore 15 alle ore 18.30 con una festa nel parco in via 27esima strada, insieme alle voci degli alunni della scuola elementare Fabio Tombari, che torneranno poi a cantare sabato 28 maggio alle ore 21 all'anfiteatro Rastat. Domenica 29 maggio invece Viale Gramsci verrà chiuso alle auto per ospitare tutti i bambini. Nel pomeriggio che si chiuderà le strade, ma aprirà tutti quelli che sono i cuori dell'accoglienza, perché davvero ospiterà tanti laboratori
e per la quale poi dedicheremo un momento più specifico nella narrazione di tutte quelle che saranno i laboratori. A chiudere questo ricco programma, il 2 di giugno, è Sant'Orso, o meglio conosciuto come il quartiere a misura di bambino. Qui ci saranno attività nella zona dello skatepark e dimostrazioni cinofili allo sgambatoio, mentre nella zona verde di Via Petri, laboratori curati dalle società sportive, per concludere davanti alla scuola e nella piazza del centro commerciale con altrettante iniziative. Spazi che necessariamente di cui dobbiamo riappropriarci, anche malgrado la pandemia, malgrado quello che la tristezza di quello che è un momento terribile come la guerra, ci deve ancor più veramente contagiare di questi buoni sentimenti e considerare questi momenti anche come momenti dove tutti noi possiamo fare la pace. A Urbino fervono i preparativi per la prima edizione del Festival Alexei, un evento che da domani a domenica riempirà il centro storico della città ducale con spettacoli itineranti, concerti e artisti provenienti da tutta Italia. Dal 6 all'8 maggio la città di Urbino si animerà di musica, installazioni video, animali immaginari e boschi visionari che prenderanno vita creando percorsi suggestivi tra mito, creazioni futuristiche, improvvisazioni teatrali e simposi, ma anche tanti concerti in un'atmosfera conviviale unica grazie agli innovativi contenuti di Alexeia, il festival ideale. Diversi luoghi del centro storico si riempiranno di luci e voci, poesie e messaggi in movimento. La Tre Giorni, all'insegna della creatività, coinvolgerà decine di artisti che giungeranno da ogni parte d'Italia per la prima edizione di questo festival, che prende il nome da un termine antico in lingua greca e che significa rivelazione. Cristina, con quale intento è nato il festival? Abbiamo pensato che dopo 2 o 3 anni, come quelli che tutti abbiamo vissuto, inutile a dirsi, c'era bisogno di raccontare in qualche modo la verità, che l'uomo l'ha sempre cercata, ma l'arte ancora di più. Quindi per questo abbiamo pensato di chiamare questi 80-85 artisti da tutta Italia che nella città ideale cercheranno di svelarla e di raccontarla al pubblico. Il primo appuntamento sarà alle ore 16 con un'anteprima al Circolo Cittadino, a cui seguirà la presentazione e l'avvio ufficiale del festival, che prevede un ricco programma di iniziative, tutte ad ingresso gratuito. Molti eventi a sorpresa. Si inizia appunto, come dicevamo, con l'avvio del festival venerdì 6 alle 17.45, salendo da Piazza Mercatale. Ci saranno quindi degli eventi dentro la rampa. Il sabato mattina, quindi il 7, alle ore 11 al Collegio di Palazzo Raffaello ci sono le inaugurazioni delle mostre. Abbiamo organizzato il sabato alle 12.45 c'è un simposio in stile proprio antica Grecia. Dopo ci sono tutti i concerti musicali all'ex monastero di Santa Chiara. Il festival è patrocinato dal Comune di Urbino e il programma completo è consultabile anche sulla pagina Facebook dedicata all'evento. Per me è un felice ritorno sulla scena in chiaro, dopo aver tenuto in questi mesi, anzi in questi anni, house concert semi clandestini, ritornare in chiaro con degli esimi colleghi che anche molti di loro non si sono piegati a questo ricatto, e quindi sarò veramente in buona compagnia con altri artisti, colleghi come i musicisti di un grande gruppo come gli Ente Nitti, di cui Gino Ape ho avuto modo di avere nel mio festival Teatro Libro del Monte Nerone, Marco Candida con un bellissimo omaggio a Dostoevsky, e la pittrice ucraina Grebenyuk, Vincenzo Sparagna, editore e diciamo, creatore del grande Frigidaire, una rivista filosofica dissacrante che è veramente stata una pietra miliare, un mito si può dire del nostro tempo. E proprio al mito è dedicata questa edizione del festival, mito inteso anche come simbolo, come qualcosa che rimane, che permane e che passa attraverso i secoli che hanno a che fare con una tradizione di cui gli artisti sono depositari, interpretando sia il presente ma anche il passato e tutto quello che ha provveduto a formare il loro essere, la loro personalità artistica, che cercheremo di riportare al pubblico che verrà a vederci in questo simposio di arti, cultura e cose imprevedibili che avremo il piacere di vivere insieme a voi. Far dialogare il mondo dell'arte e il sistema delle imprese per generare nuove idee e opportunità. E questo è l'obiettivo dell'iniziativa che è stata organizzata dal Rotary Club, che si terrà sabato mattina sempre a Urbino.
Tiziano, un programma, quello di sabato, ricco di contenuti, diversi relatori, così come le iniziative che prenderanno il via dalle ore 8:30. Da chi sono organizzate e quali saranno? L'organizzazione del Rotary Club di Urbino insieme al distretto 2090 che comprende le regioni dell'Italia centrale. I relatori sono imprenditori del nostro territorio, della regione Marche, che hanno rappresentato in un tempo recente una testimonianza di mecenatismo per il recupero di valori ambientali, patrimoniali, culturali che appartengono ad una realtà e ad una ricchezza, per favorire quella cultura del benessere e del bello che ci appartiene come entità fisica e soprattutto come centro di nascita di quello che è stato il cuore del nostro paese, il Rinascimento, che era rappresentato in Urbino dal Federico di Montefeltro. È una testimonianza che restituisce al patrimonio una ricchezza etica su un piano di impegno e di disponibilità, e questi imprenditori saranno intervistati dal vice direttore nazionale del Resto del Carlino, e sono Vittorio Olivi, il direttore di Ciamaro, di Tigamaro di Tolentino, con la presenza della dottoressa Baronciani, presidente di Assindustria, Emanuela Scavolini e Zeferino Monini della ditta Monini di Spetto. L'incontro si tiene nell'aula magna dell'Università di Urbino alla presenza del rettore e del sindaco, e ovviamente è aperta al pubblico, cosa che ci farebbe piacere perché riteniamo che è un momento importante sotto l'aspetto culturale. Con questa notizia chiudiamo qua il telegiornale. Vi ricordo però che lunedì prossimo a Primo Cittadino sarà con noi il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. L'informazione invece torna domani mattina alle 7 insieme a Massimo Foghetti, che leggerà i quotidiani insieme a voi. Arrivederci.